Buon dia a tutti ragazzi, qui il Gelo494 e benvenuti in questo primo episodio della nuova serie su Spore. Ve l'avevo annunciata tanto tempo fa, prima che il mio computer morisse in maniera atroce. Finalmente eccomi qui, sono molto contento di annunciarvi appunto questa nuova serie, un nuovo inizio. Ho appena reinstallato Spore dopo che sono riuscito a riaverlo. E quindi inizieremo con voi questa nuova e fantasmagorica avventura. Allora, come prima cosa ci scegliamo un pianeta. Voglio scegliere un pianeta il più simile possibile alla Terra. Quindi tipo questo qua, oppure questo. È difficile scegliere, vediamo un po' la distanza dal centro. Al centro della galassia, vediamo un po'. Ok, a prima vista direi che questo è più vicino, quindi scegliamo questo. Ok, allora, ovviamente fase cellula. Abbasso un po' il volume, ok. Allora, vabbè, iniziamo carnivoro, tanto poi mi sa che lo farò diventare onnivoro. Ovviamente mettiamo facile perché non voglio di distruggere tutto. Allora, siccome assomiglia al pianeta Terra, lo chiamiamo. No. Terra 2. No, non mi fa mettere lo spazio. Ok, Terra 2. Andiamo e cominciamo questa nuova avventura. Come vedete qui il gioco riprende dalla teoria secondo cui la vita è arrivata dallo spazio tramite le comete, come potete ben vedere. Ecco lì la cometa che si accinge ad attaccare il nostro pianeta. Ecco qui, oddio, cado! Boom! Esplosa tutto qua. Ed eccoci qua. Noi saremo dentro questo piccolo frammento come si chiama? Di cometa. Ecco qua. Pronti per iniziare a giocare a Spore. Eccoci qua. Sì, lo so come funziona, sì. Allora, prima di tutto voglio farvi notare una cosa. Questa cosa qui, che come potete vedere è una linea temporale. E inizia da quando la vostra specie, diciamo così, la vostra cellula nasce fino a quando non arriviamo all'ultima fase, che sono 5, che sono fase cellula, creatura, tribù, civiltà, credo sì, e spazio. E a seconda se siamo erbivori, onnivori, carnivori, o comunque poi seguiamo queste linee, diciamo, ci danno differenti bonus quando arriviamo poi alle varie fasi. Per esempio, io guardo sempre il bonus che mi danno alla fine della fase spazio, perché è quella più importante. E quella erbivora non mi è mai piaciuta manco per niente. Però, se vogliamo vedere qui, per esempio, carnivora ci aumenta l'efficacia di tutte le armi. E sinceramente, questo non è che mi entusiasmi tantissimo. Poi, qua lo stesso abbiamo un paio di cose che comunque mi sembrano abbastanza inutili. Però, vediamo qui invece: questa abilità garantisce uno sconto su tutto l'equipaggiamento standard. E già questo mi piace uno sbotto. In più, considerando il fatto anche che poi per la fase successiva, che è quella creatura, abbiamo questa abilità che ci permette di radunare un gruppo di creature che possono quindi aiutarci, io in questo caso, almeno nella fase cellula, farò in modo che la mia creatura diventi onnivora. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, ciance elefante, e andiamo a nutrire la nostra piccola creaturina. Siccome è carnivora, dobbiamo fargli mangiare carne, ovviamente. Quindi, gnam gnam gnam. Mangiamo anche queste piccole cellule. Mi spiace, ma devo mangiare. Vi uccido. Sì, questo lo so già. In pratica, dai frammenti di meteora o da altre cellule che hanno particolari pezzi. Diciamo, oddio, scappiamo da questo mostro, se no ci uccide. Diciamo, tramite pezzi di meteora che possiamo trovare o tramite altre cellule che possiedono determinate caratteristiche, tipo, che ne so, una ghiandola che sputa veleno, oppure una ghiandola elettrica, oppure delle ciglia, oppure un nuovo tipo di bocca, per esempio. Ecco, per esempio, se io adesso andassi ad ammazzare questo, per esempio, io scappo se non mi uccidono. Riuscite ad ammazzare questo, prenderei mi apparirebbe l'opzione che, diciamo, ho sbloccato gli aculei. Solo che l'ho già fatto, quindi è completamente inutile. Quindi adesso per esempio andiamo in. Ecco, vedete, questo è già bello enorme, quindi è meglio scappare, se no ci mangia tutti. Scappa. Ok,
Ok, credo sia il caso di far evolvere la nostra cellula. Scappa, oh figa. Aspetta, prima scappiamo, mettiamoci al sicuro. Ok. Sarà il caso di far evolvere la nostra cellula, poiché siccome io voglio che la mia cellula, una volta diventata creatura, diventi anche, come si chiama, onnivora, bisognerà fare in modo che possa mangiare anche la, come si chiama, l'erba, quindi il cibo vegetale. E l'unico modo per farlo è mettergli la bocca anche da, da erbivoro, oltre a questa da carnivoro. Quindi andiamo da un partner, eccola qua. Faccio vedere la scena com'è, così almeno vi fate un'idea su cosa succede ogni volta che cercate un partner. Ecco, in sostanza uno lascia un uovo e poi ciccia. Dobbiamo andare a modificare la nostra creaturina. Eccoci qua. Ora, come vedete qua possiamo modificargli la grandezza. Adesso la facciamo un po' più simile a una cellula come piace a me, per esempio. Ecco, facciamo questo qua. Qui gli mettiamo questa. Perfetto. Magari gli ingrossiamo la coda, anche perché purtroppo questo non posso metterlo, perché come vedete i punti DNA, che sono i punti che ci serviranno per poter far evolvere la nostra cellula, sono ancora pochi. E i punti DNA si ottengono, come dire, cacciando le varie prede. Qua possiamo cambiare il colore. Uno che mi piace tanto ovviamente è il rosso, cioè il mio colore preferito è il rosso, quindi lo facciamo rosso. Però fatto così, perfetto. E qua gli cambiamo anche il tipo di pelle, che uno che mi piace molto è questo. Perfetto, ora dobbiamo soltanto dargli un nome. Siccome sono io che sto giocando, lo chiamiamo Lokendo. Così, giusto per sembrare fighi. Quindi, salviamo. Ecco qua, la nostra creatura si è evoluta e ha ottenuto una bocca, meglio, due bocche da, da erbivoro. Così potrà mangiare tranquillamente anche l'erba e poter così diventare un onnivoro. L'unica cosa che manca sono, porco Giuda, delle armi. Quindi è meglio scappare, via. Opla, siamo cresciuti, ragazzi. Bene, adesso quello che mi preme, ecco, vedete, avete visto questo mostro enorme, lungo, spilungone? Ecco, l'idea sarebbe adesso riuscire, porco due, ecco, riuscire a crescere quanto quella cellula, così da poterla mangiare e ottenere così il, il, come si chiama, la ghiandola velenifera. Ragazzi, è una cosa davvero potente la ghiandola velenifera. Ecco, se riuscissi ad ammazzare questo, potrei rubarli, cioè prendere, diciamo, il progetto della coda. No, 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 scappare. Scappare! Dio sa... Ecco, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Dio, non te ne andare. Vabbè, mangerò il tuo collega, allora, cosa vuoi che ti dico? Vieni qua, ti mangio. Oh sì! Perfetto, abbiamo preso il jet, che è soltanto un tipo di coda che ci fa andare molto più veloci, ma a me non piace. Pezzo di meteora. So che intanto mangia, sì, però voglio prendere la meteora. Cosa c'è dentro? Ah, perfetto. C'è la ghiandola velenifera. Mi è caduto il coso delle cuffie. Allora, vediamo a che punto siamo qua. Ok, deve mangiare ancora un po' di erba, così almeno... Ehi, si è incastrato. Molto bene. Allora, avviciniamoci qui, prendiamo ancora un po' di erba. Slurp, slurp. Mangiamo anche questo. Slurp. Ok, cosa ho visto, ragazzi? Cosa ho visto? Ecco, questo tipo è perfetto, perché se riesco a prenderlo, a ucciderlo, la sua bocca sarà mia, la sua è la bocca da onnivoro. Perfetto, me l'hanno ammazzato. Oh sì, oh cazzo, scappa. Figa power, scappa. Intanto mi chiamo un partner. Partner, dove sei? Partner, vieni qua. Oh, perfetto. Ok, bene, abbiamo la bocca, quindi possiamo toglierla. Ok, allora, mettiamo qui. Mettiamo le ghiandole velenifere, le mettiamo qua, per esempio. Ok. Aspettate, facciamo così. Mettiamo le corna qui. Ok, allora la bocca la facciamo grande. Questa cosa la facciamo così. La facciamo bello tondo. Ok, gli aculei, vabbè, li facciamo un po' grossetti. Sì, potrebbe andare, dai. Perfetto. E adesso con questa bocca non dobbiamo più mangiare i pezzi di carne che troviamo qui, ma dobbiamo semplicemente andare a, diciamo, succhiare, diciamo così, l'energia vitale agli altri cellule. E anche a
Ecco, per esempio, slurp, succhiata tutta l'energia vitale. Adesso quello che dobbiamo fare è mangiare più erba, perché altrimenti la mia cellula diventa carnivora, e non voglio che diventi carnivora, ma la voglio onnivora. Dai, continua a mangiare un po' di erba. Oh, siamo cresciuti. Cioè, guardate come sta succhiando l'erba. Guardate cosa ho visto. Un altro tipo di cellula che... cioè, un altro tipo di aggeggio che posso usare, che è questo. Esattamente questo, l'apparato fulminifero, chiamiamolo così. Slurp. Opla. Questo ci servirà non tanto adesso, ma nella fase creatura, poiché nella fase creatura ci sono le abilità, e tra queste abilità c'è il fascino di livello 1, che è quello che ci darà appunto questo, chiamiamolo equipaggiamento. Ma muori tu, soffocato, coglione, vieni qua che ti ammazzo, vieni qui, non scappi, non scappi. Scherzavo. Questo è già morto. Lol. Adesso queste dovrebbero essere le ciglia, perché manca solo quella. Opla, abbiamo pure sbloccato un obiettivo. Bene, abbiamo le ciglia, quindi direi che possiamo andare a metterci le ciglia, perché, detto sinceramente, raga, le ciglia sono il mezzo più adatto, secondo me, per muoversi. Quindi adesso togliamo sta merda. Forse non era il caso di toglierle. Vediamo un po'. No, era il caso di toglierle, perfetto. Quindi per esempio mettiamo le ciglia qua. Ok. Bene, può andare. Allora, vediamo un poco. Ok. Vediamo un po' quanto manca. Ok, devo ancora mangiare erba, perché altrimenti poi la cosa, tutta la roba va a puttane. Non si muove più, che succede? Non so perché ogni tanto non si muove. No, vieni qui. Qui. Slurp. Voilà, siamo diventati enormi. Ma muori. Vuoi mangiarmi? E invece ti ho ucciso, coglione. Ok, servirebbero altre ciglia, perché così non è che si muova più eccessivamente veloce, devo essere sincero. Quindi in questo caso è meglio muoversi qua e continuare a succhiare erba. Detta così sembra una cosa molto sconcia, però tranquilli, non lo è. Ehi, corrente di merda, corrente di merda. Questo mi vuole mangiare, non ha capito che io lo avveleno. Mica quel coso è gigante, questo. Tanto ti avveleno, inutile che ti avvicini a me, idiota. Ma muori. Ma muori soffocato. Muori soffocato? Non vuole morire soffocato. Peccato. Andiamo a succhiare erba, così mi ricarico anche la vita. E io quanto ci manca? Oh, ecco qua, adesso l'ultimo pasto. L'ultimo adesso. Opla. Ormai siamo praticamente diventati abbastanza grandi da essere visti praticamente da occhio nudo umano. Ehi, tu perché corri così veloce? La gente che corre così, la minchiamo proprio. Continuiamo a mangiare erba su erba. L'erba, ragazzi, l'insalata fa molto bene, ricordatevelo. Ok, adesso posso tranquillamente mangiare anche carne senza problemi. Ok, andiamo a... La lentezza ogni tanto è incredibile, cazzo. Ok, aggiungiamo altre ciglia. Doppia ciglia, doppia velocità. Ok, siamo quasi a 15 minuti, dai. Appena... cioè, perfetto. Magari se fosse facile riuscire a fare così tante, diciamo, serie. Cioè, così tanti... fare per ogni... come cazzo si chiama? Mi viene il nome, santissimo! Ogni fase fare un episodio, ma almeno succede così soltanto nella fase cellula, perché vabbè, è la più facile, quindi non è che ci sia così tanta roba difficile da fare, insomma. Ecco, adesso sì che siamo abbastanza grandi da essere visti come, non so, degli insettini acquei, diciamo. Vediamo a che punto siamo. Ok, mangiamo un po' di carne adesso, perché sennò qua va a finire che diventiamo davvero... Sì, ma muori, idiota. Muori soffocato. Come quello. Ecco, avviciniamoci a lui così lo uccido. Aia, mi ha massacrato.
Sarebbe bello riuscire a mangiare questo tipo, però questo è troppo ben coperto, quindi è meglio... Ecco, mangiamo lui, per esempio. Io... Tu morirai, bello. Morto. Yeah. Ok, mangiamo ancora qualcuno. E così siamo contenti. Allora... ma non si trovano cellule qua, Cellule... Dove siete? Eccola. Vieni qua, avvicinati. Dai, non avere paura, voglio soltanto mangiare. Dai, vieni qua, avvicinati. Gnam gnam gnam. Che bontà le cellule di prima mattina. Dai, che cazzo è? Ci sono solo le mie cellule? Ah no, ecco. Cioè, c'è solo questa di cellula, praticamente. La succhio tutta. Vieni qua. Gli ho succhiato il culo. Eccoci qua. Abbiamo finito la fase, signori. Si è sviluppato un piccolo cervello in noi. Finalmente siamo pronti per passare alla fase senziente. Come si tratta di notare l'iquame, bla bla bla. Bene. Bene, andiamo alla fase creatura. Come vedete siamo partiti da una minuscola cellula verde e dopo appena 1 miliardo e 700 milioni di anni siamo diventati delle creature onnivore. Perfetto. Vi lascerò al filmato e poi vi lascerò e ci vedremo poi all'episodio successivo. Adesso dovremo soltanto sistemare la nostra creatura, ovvero dovremo mettergli le gambe e magari modificarne la lunghezza, cambiare qualche pezzo del corpo, così almeno può diventare una, diciamo, creatura vera e propria. Ora, se caricasse la cosa, almeno non avremmo problemi. Ecco, pensavo si fosse incantato. Allora, come vedete, adesso possiamo cambiare un po' la nostra creatura. Adesso, per esempio, la allunghiamo, ovviamente, perché... Cioè, ecco, adesso, per esempio... Potremmo... Allora, innanzitutto vediamo questo. Io so, sei molto dispiaciuto. Allora, rilasciamo le corna. Gli occhi li lasciamo così. Anzi, gli ingrandiamo la testa direttamente. Così proprio. Ok. Ovviamente non facciamola subito a due zampe. Facciamo una cosa un passo alla volta, Per esempio, gli mettiamo queste gambe. Ecco, qua una cosa che dobbiamo inserire adesso è questo. Così almeno ha già il fascino dalla sua. Anzi, una cosa che forse potrei togliere potrebbero essere le corna. Tanto non te ne fa niente. Allora, aspetta, queste cosa fanno? Hanno il salto. No, è inutile il salto. Okay, togliamoli queste. Tanto poi le ali al massimo gliele mettiamo dopo. Questa cosa la mettiamo qua al centro. No, anzi, mettiamola qua in fondo. Ai lati. Ok, perfetto. Allora, il canto ce l'ha. Il fascino qua ce l'ha. C'ha sputo, c'ha carica. Però quasi quasi il salto ci sta. Dai, rimettiamoglielo. Sono delle pseudoali queste, dai, facciamo così. Ok. Allora, gli cambierei anche il manto a questo punto. Allora, facciamo... Non lo so, allora... Ecco, non mi piace questo, ovviamente è rosso. Ok, no. Mi incazzo. Ok, al momento gli lasciamo solo questo. Poi il manto e i dettagli lo faremo in un secondo momento. Però ora lo lasciamo così. Bene, via! E andiamo alla fase creatura. Adesso vi lascerò il filmato introduttivo, poi vi saluto e ci vedremo al prossimo episodio. Nel frattempo che carica. Come vedete qua siamo alla fase creatura. Qua ci sono... ha salvato tutti gli altri animali che avevo salvato precedentemente. Che figata. Troveremo anche degli animali che avevo fatto io. Ecco qua. Ovviamente sono tante piccole creature tutte uguali che escono dalla terraferma e raggiungono il loro nido.
Un po' spoglia però, devo dire, questa terra, eh. Ok, eccoci qua. Beh, ragazzi, che dire, questo episodio si conclude qui. Spero che vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a lasciare un bel mi piace e anche un commento, così da non perdere i video futuri. Se non vi è piaciuto, pazienza, non posso piacere a tutti. Un saluto a tutti e... Amusmera!